parla spesso dell'utilizzo del corpo della donna in TV o nelle pubblicità, dell'uso distorto della sua immagine e si parla spesso di maschilismo, soprattutto quando ci si avvicina all'8 marzo. Noi per la festa della donna abbiamo pensato di parlare di donne che aiutano altre donne. Sono tante nel mondo sanitario, nel lavoro, nel volontariato. C'è ad esempio l'associazione Donne e Giustizia. L'associazione Donne e Giustizia è un'associazione di volontariato che si occupa di dare principalmente supporto alle donne vittime di violenza domestica e attraverso una serie di attività. La principale è quella di accoglienza e consulenza legale e psicologica. Gestiamo anche il centro antiviolenza della provincia di Ancona e da qualche anno siamo anche sportello antistalking per le donne vittime di atti persecutori. L'associazione è molto attiva, basti pensare che solo nel 2013 sono state circa 150 le donne che hanno chiamato il centralino di Donne e Giustizia. L'età è molto diversa, va dai 17 agli oltre 80 anni. Quando si dice che la violenza è comunque trasversale perché comunque riguarda donne di qualunque età, di qualunque ceto sociale, nazionalità, eccetera. Chiamano soprattutto donne italiane. E questo ci dice il fatto che non è vero che la violenza riguarda altri paesi, comunque è un fenomeno che anche da noi è particolarmente rilevante. C'è poi chi vuole indagare e intervenire concretamente sulle condizioni della donna nei luoghi di lavoro al fine di aggiustare il tiro sulle normative esistenti. È il progetto Riparo, lanciato dall'assessorato alle pari opportunità della Regione Marche. Il tentativo è quello appunto di leggere la realtà fornendo un nuovo strumento e soprattutto di procedere insieme ai vari amministratori, in primis la Regione e il Comune di Macerata che sono nostri partner privilegiati in questo progetto, è quello appunto di fornire degli strumenti che permettano un superamento concettuale, scusatemi il gioco di parole, del concetto di pari opportunità e soprattutto uno strumento utile per poter appunto procedere all'eliminazione di queste discriminazioni, soprattutto in campo lavorativo. Partire dal lavoro per cambiare le discriminazioni di genere, questa è la finalità del progetto Riparo. Sul lavoro delle donne infatti ci sono dati allarmanti. Nel 2013 573 madri nelle Marche hanno lasciato volontariamente la loro occupazione nel primo anno di vita del figlio. Tra le motivazioni fornite dalle donne figurano l'impossibilità di contare sull'aiuto di parenti per assistere il neonato, 22%, la mancanza di posti negli asili nido, 18%, gli alti costi di questi ultimi o di babysitter, 8%. Altra figura importante nella vita di una donna è quella che ti accompagna nel momento del parto, l'ostetrica. Nelle Marche ci sono 13 ospedali con il bollino rosa, che vuole dire eccellenza e attenzione nei confronti delle donne. Per il secondo anno consecutivo l'ospedale di Senigallia ha acquisito il bollino rosa. Il bollino rosa è un bollino che viene dato circa a 230 ospedali italiani per le loro eccellenze nell'ambito femminile, nella prevenzione, nella cura e nel sostegno della patologia femminile, non solo dal punto di vista sanitario-medico ma anche psicologico. Il nostro ospedale, soprattutto il nostro dipartimento, fa sì che la donna venga curata e seguita e aiutata sia dall'adolescenza fino all'età postmenopausale, con vari servizi che si occupano sia di prevenzione che di cura e soprattutto il percorso, diciamo, del parto. Oltre agli eventi, tanti e in tutte le città marchigiane, marzo è ricco per le donne di spunti per pensare e per conoscere le tante persone che lavorano ogni giorno per creare una rete che ripari dalle difficoltà e che spinga le donne a vincere ogni sfida. Si sta lavorando affinché si possa mettere in rete le tante realtà che supportano la donna purtroppo nelle difficoltà che possono subire nei casi di violenza, la messa in rete di tutte le nostre istituzioni pubbliche e associazioni che operano in questo ambito, e questo è il ruolo importante che come assessorato alla pari opportunità sto svolgendo.